Un fiume dalle sorgenti profonde può scorrere a lungo e un albero con radici profonde può crescere rigoglioso. Questa metafora significa che quando le cose hanno radici profonde e origini antiche, le loro prospettive di sviluppo saranno anche ampie. Guardate, porte acquatiche terrestri, rovine delle mura della città, l'area del palazzo del monte Muojiao e il mausoleo del re Fanshen. Questo è il parco archeologico delle rovine dell'antica città di Liangzhu, situata nel distretto di Yuhang del Hangzhou. Il 6 luglio 2019 le rovine dell'antica città di Liangzhu sono state inserite nella lista del patrimonio culturale mondiale, testimonianza concreta dei 5.000 anni di storia della Cina. Da un pezzo di ceramica nera trovato in un campo fino allo scavo di una grande tomba sepolta ricca di giada, così sono stati rivelati 4 travi di mura di cinta e il sistema idrico che circondava l'antica città di Liangzhu è stato confermato. Con gli sforzi successivi di diverse generazioni di archeologi, l'importanza del sito di Liangzhu continua ad essere scoperta e riconosciuta. Il nome Liangzhu significa bella isola d'acqua. Più di 5.000 anni fa qui scorgeva una città di enormi dimensioni che ha dato vita a una brillante civiltà. Questo Cong di Giada è conservato nel Museo Provinciale dello Zhejiang ed è anche un simbolo rappresentativo della civiltà Liangzhu. Lo Cong di Giada è un oggetto di forma quadrata, con all'interno un cilindro. Sulla superficie ci sono motivi decorativi molto raffinati e una parte importante della cultura Liangzhu. Tra gli Cong di Giada della cultura Liangzhu finora scoperti, non ce ne sono due identici per forma e modello, e sono tutti stati realizzati come pezzo unico, ognuno finemente intagliato in modo diverso. Il parco archeologico dell'antica Liangzhu è molto grande, estremamente complesso e fragile. L'area del patrimonio e la zona Cuscinetto coprono 114 km quadrati e includono molti siti importanti. La piovosità e l'umidità del sud rendono i siti in terra cruda altamente suscettibili di crepa e crolli, con infestazioni microbiche, sfarinamento delle superfici e altri rischi. All'inizio del secolo, il sito archeologico di Liangzhu era ancora sospeso tra protezione e sviluppo. Nella zona c'erano più di 30 cave, rumorose e polverose. La gente del posto ricorda che era possibile dipingere sulla polvere se non si puliva scrivanie e sedie ogni mezza giornata. Gli archeologi hanno criticato aspramente l'area per essere un campo di battaglia con il rumore di cannoni. Nel luglio del 2003, Xi Jinping, allora segretario del Comitato Provinciale del Partito Comunista Cinese dello Zhejiang, si recò a Liangzhu per una ricerca, affermando che il sito era un luogo sacro che testimoniava i 5.000 anni di storia della civiltà cinese ed era un tesoro raro e prezioso che doveva essere ben protetto. Nel luglio 2019, a Baku, sulla costa del Mar Caspio, in Azerbaijan, la 43esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ha dato il via libera all'iscrizione delle rovine dell'antica città di Liangzhu nella lista del Patrimonio Mondiale. Secondo il Comitato, le rovine dell'antica città di Liangzhu mostrano un primo stato regionale che esisteva nel tardo Neolitico in Cina, supportato dalla coltivazione del riso e che aveva una differenziazione sociale e un sistema di credenze unificato.
Il SIDO ha confermato l'eccezionale contributo del bacino del fiume Yangtze all'origine delle civiltà cinesi. La Cina e l'Italia sono conosciute al mondo come paesi di antica civiltà, paesi che hanno creato una splendida civiltà antica durante un lungo periodo di attività umana, lasciando al mondo un ricco patrimonio spirituale e culturale. Il 10 luglio è stata inaugurata al Museo Nazionale della Cina la mostra Tutta Italia alle origini di una nazione, dedicata all'anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2022. Attraverso l'esposizione di 503 reperti culturali risalenti all'antica Roma, si raccontano lo stile di vita, i costumi e la realtà sociale dell'epoca. La mostra ha attirato molte persone. La civiltà umana si arricchisce grazie allo scambio paritario. Cari amici, siete anche voi invitati a venire in Cina per conoscere meglio il paese e con l'opportunità di visitare anche il sito di Liangzhou.